Buongiorno amici e benvenuti a questa ottava tappa del progetto Biopedalo. Oggi tappa speciale, mi trovo con Francesco, puntata soprattutto sull'ecosostenibilità. Perché questo? Perché qui con Francesco mi trovo all'azienda agricola Borgo della Canapa, che porta avanti non solo un progetto ma vari, e quindi appunto non potevo perdere questa occasione di trovarmi proprio qui con Francesco e Marco. Prego Francesco, presenta pure. Buongiorno a tutti, sono Francesco Vitabile, presidente di Resilienza Italia Onlus e del Borgo della Canapa, azienda agricola SRL Benefit. E in verità il Borgo della Canapa è un progetto che nasce circa 7 anni fa da Resilienza Italia Onlus. Resilienza Italia Onlus è un'associazione Onlus italiana che parla di sostenibilità ambientale, di ecosostenibilità, di economia circolare green e blu. E all'interno del Ministero dell'Agricoltura come rappresentante nazionale per la filiera canapicola, e quindi sta lavorando per fare un piano di settore proprio per, insieme alle altre associazioni, insieme ai funzionari del Ministero, per creare proprio un piano di settore su questa filiera basata sulla pianta della canapa per la sua interezza, quindi dalla radice all'apicale. Il progetto Il Borgo della Canapa e l'azienda agricola Il Borgo della Canapa è un progetto a 360 gradi green, a 360 gradi economico circolare, a 360 gradi inclusivo, partendo esclusivamente da questa pianta e sfruttando questa pianta per tutta la sua interezza. E perché? Perché sappiamo tutti che da questa pianta si può ricavare tutto, è chiamata il maiale vegetale, dalla radice per fare fitodepurazione, allo stelo per fare fibra canapulo e tutto quello che si può avere, al fiore e alle foglie per tutta la parte alimentare, il seme, olio, farina e subprodotti e sottoprodotti, e il fiore per la parte novel food, per la parte cosmetica, per la parte farmaceutica e per la parte biomassa ed estrazione varia. Quindi non è come tutti pensano e gira il fatto di fumare, del fatto di illegalità, che un po' c'è questa, esatto, c'è questo stereotipo, no? Esatto, noi parliamo di canapa industriale e l'ultima cosa che si può fare con questa canapa, con questa pianta, è fumarla. Poi c'è tante altre cose che si possono fare con questa pianta qui e che sono legali, parlando di canapa industriale e di canapa sativa lineanus, che è proprio questa pianta qui che noi vediamo. E questo progetto, perché parliamo di progetto inclusivo e sostenibile? Dietro questo progetto c'è una filiera creata da Resilienza Italia Onlus, dove ci sono circa 25 aziende che fanno parte di questa filiera e che vengono supportati dalla filiera e dal Borgo della Canapa, mettendo a disposizione tutto quello che è il know-how acquisito fino ad oggi, tutti i tecnici che abbiamo a disposizione, dagli agronomi ai grower, e dando consigli su tutto quello che si può fare dalla parte agricola e dalla parte commerciale. Passiamo alla parte sostenibile e alla parte ambientale. Qui, proprio a Ribolla, al Podere Venelle, verrà creato un centro polifunzionale di ricerca, formazione e trasformazione per la canapa industriale, dove collaboreranno con noi istituti universitari, centri di ricerca, Federazione Agronoma della Regione Toscana, e abbiamo una collaborazione anche con i Carabinieri Forestali apposta per dare dei protocolli di controllo e per capire insieme di questi protocolli di controllo come devono essere su questa pianta. Abbiamo anche un progetto etico per quanto riguarda il Borgo della Canapa e Resilienza Italia, perché abbiamo fatto nascere un'azienda SRL Benefit, perché questa azienda abbraccia i valori etici della Onlus e metterà a disposizione parte del ricavato proprio per costruire delle strutture all'interno dell'azienda o anche in zone limitrofe interamente in bioedilizia con l'ausilio della canapa, e quindi calce canapa e mattoni in canapa,
mettendole a disposizione totalmente e totalmente gratuita di chi ne ha bisogno. Scusami Francesco, perché siccome è ancora poco conosciuta questo lato della bioedilizia con la canapa, quali sono i benefit rispetto a un mattone convenzionale? Allora, i benefit rispetto a un mattone convenzionale sono tanti. La bioedilizia in canapa, il mattone in canapa, la calce canapa è ignifuga, antisismica, coi bendata, ma soprattutto riesce, anche trattata, a emanare ossigeno e a trattenere CO2, anidride carbonica, all'interno della struttura. Quindi pensate a costruire asili, ospedali, centri di accoglienza con questa struttura qui, con questa tipologia di materiale. Porterebbe solo del bene. Io faccio sempre un esempio. Costruire una casa o costruire un asilo, costruire una struttura interamente in bioedilizia, in calce canapa e in mattoni di canapa equivale ad abitare in mezzo a una foresta. E costruire una casa del genere o una struttura del genere è come se noi piantassimo un albero, cioè dà gli stessi benefici, calcolando che un ettaro di canapa produce 250 volte più ossigeno rispetto a un ettaro di foresta e sequestra il 15% di CO2 rispetto a un ettaro di foresta, diciamo che questa pianta non può che portare solo che bene all'ecosistema e può portare solo che bene diciamo alla persona umana e a quello che rappresenta. A livello di consumo idrico c'è molto spreco, poco, come... E una coltivazione come tutte le altre ha bisogno di acqua. Quello non si nega, ha bisogno di acqua, ha bisogno di attenzione, ha bisogno di ore di lavoro e ha bisogno di lavoratori, ecco perché è una risorsa. Se con questa pianta può far sì che il 70% dei terreni che oggi in Italia sono incolti e incoltivati diventano un coltivo e diventano un lavoro per le nuove generazioni, che oggi si stanno veramente affacciando all'agricoltura, grazie all'interesse che c'è nei confronti di questa pianta e all'interesse che c'è nei confronti di quello che si può fare con questa pianta qui. Perché questa pianta non è una pianta normale che fa parte solo dell'agricoltura, ma dietro questa pianta c'è una fase, diciamo, commerciale davvero vasta. Perché c'è la fase commerciale, come ho detto prima, dell'edilizia, c'è la fase commerciale della farmaceutica, della cosmetica, del novel food. Del vestiario. Del vestiario, del tessile, assolutamente del tessile, sì. Che quindi, non è una cosa nuova. Ma anche del pellario. Come dicevi prima, sì. Parliamo di almeno 100 anni fa, forse di più. Ma infatti ti dicevo prima che non ci stiamo inventando nulla di nuovo. Noi certo. Dobbiamo soltanto affacciarci un po' a quello che di buono è stato fatto nel passato per poter fare un salto verso il futuro. Quindi dobbiamo tornare all'agricoltura, dobbiamo tornare a coltivare e dobbiamo tornare ad avere un po' di manovalanza in più per quanto riguarda l'agricoltura con tutto quello che di moderno è stato fatto in questo campo qui per poter dare una mano all'ecosistema oggi e quindi abbandonare tutta la plastica, abbandonare tutto quello che si fa col petrolio. Noi in Italia eravamo fino agli anni 60 i primi produttori di canapa al mondo e secondi in Europa, secondi solo alla Russia. Diciamo che tutto quello che è stato fatto nelle imbarcazioni e nelle ammiraglie spagnole, anglosassoni, francesi ed italiane è stato fatto con le corde di canapa italiana e le vele sono state fatte con la fibra di canapa italiana. Non ci inventiamo nulla di nuovo. Qualsiasi cosa è possibile, è fattibile. Ragazzi, metterò anche poi il sito di tutto quello che è l'Onlus, dell'azienda agricola sul video. Io ti ringrazio tantissimo, grazie Francesco. A te. Grazie Marco, che grazie a te. Abbiamo lasciato lì, però è una parte importante. È l'amministratore e socio del Borgo della Canapa, nonché anche socio di Resilienza Italia, del nostro grower. Quindi è chi dispensa consigli fondamentalmente su questa pianta. Va benissimo. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima tappa. Un saluto a tutti. Grazie.